Preparava lo sbarco questa notte e invece. Siamo ancora vivi, siamo sopravvissuti. Lo sbarco non è avvenuto, teniamo presente che è stato annunciato tante volte, ma i russi trovano molta difficoltà a farlo questo sbarco, sia perché le difese ormai sono molto munite. Come vi racconterà anche l'amico Roberto, le spiagge sono disseminate di difese e la difesa territoriale ha trovato il tempo di organizzarsi bene. Dall'altro canto, i russi non hanno a disposizione questa armata per fare un'invasione in larga scala. Loro lo sbarco forse lo faranno un giorno se a Nikolaev, che avete citato, le difese verranno meno, quindi Cioè, se avanzerà cade l'esercito russo, a quel Nikolaev, allora punto diventa lo... plausibile Esatto. l'arrivo Allora ad lo Odessa. sbarco diventa un'operazione congiunta, ma attualmente addirittura gli ucraini sono così spavaldi. Giusto per raccontare il modo in cui affrontano la guerra, con questo atteggiamento molto spavaldo, molto esuberante, che addirittura qui si dicono: ma che vengano, così gli diamo una bella lezione. Ecco, e allora vado da Roberto. Roberto, buongiorno. Intanto come state? Come stai? Ma io attivamente oggi sono uscito, Odessa, la gente è tornata in strada, ci sono i parchi giochi pieni di bambini. La gente che prende il caffè, insomma, si respira un'aria primaverile. Appunto, pensare che Mykolaiv è solamente a 130 km suggerisce e indica quanto poi le guerre, i vari conflitti, ma questo avveniva anche in Siria, da Aleppo, da un quartiere all'altro, possano essere cruente in alcune zone e in altre zone possono non essere percepite, anche se poi si sta preparando il sottosuolo perché possa svilupparsi. No, e anche se poi mentre tu parli scorrono le immagini della spiaggia di Odessa, dove ci sono tutti i cittadini, vanno lì e preparano, lo raccontavamo ieri, i sacchi di sabbia per proteggere le case, per difendersi, perché in qualche modo è come se si dicesse non ci crediamo che ci faranno questo, ma ci prepariamo a che ci La facciano deterrenza, questo. comunque, la predisposizione di una difesa. Anche